George Gershwin è stato uno dei musicisti più pagati del Novecento ed è stato anche uno degli uomini più insoddisfatti del Novecento. Gershwin voleva essere un compositore di musica classica. Quindi un artista, sì, tormentato, però non in senso romantico, nel senso che lui è uno che veramente dalla vita ha avuto tutto. E molto probabilmente è morto senza rendersene conto di essere diventato un gigante, perché è quello che ha fatto diventare, cioè che ha accompagnato il jazz nell'Olimpo della musica classica. Credo che Gershwin, come ogni grande artista, avesse sempre voglia, no, di migliorarsi, di cercare qualcosa di più alto. La particolarità della sua musica unisce, no, diciamo, il sapore del jazz con la tradizione classica, quindi comporre delle partiture per grande orchestra sinfonica, no, e anche canzoni, quindi musical. La cosa più interessante è che dentro le sue partiture si trovano delle chicche armoniche anche, per cui non è musica scontata, mai. In scena siamo tre persone, George seduto in poltrona e questa voce, questa cantante che io accompagno, e assieme ricapitoliamo tutta la sua carriera. Kate Sweet è stata il grande amore di Gershwin, una compositrice, una musicista che ha avuto con lui un grandissimo amore. Pare che sia stato un amore più artistico, intellettuale, che non passionale come Kay avrebbe voluto. Un amore però importantissimo a livello artistico, tant'è vero che Gershwin le ha dedicato il musical OK. E nello spettacolo io mi materializzo in un certo senso attraverso le canzoni di Gershwin e attraverso i suoi ricordi, quindi quando l'attore che interpreta Gershwin ricorda i momenti in cui ha scritto, ha composto delle canzoni, arriva a Kate, si materializza e inizia a cantare queste canzoni bellissime. Canto otto canzoni tratte da musical, ricordo Summertime, ricordo I Got Rhythm, Fascinated Rhythm, Lady Be Good e Swan. Le sue canzoni sono state interpretate sia da cantanti di musical e sia da cantanti jazz, ricordiamo Ella Fitzgerald, ricordiamo Billie Holiday, e quindi ho cercato, anziché fare una scelta netta di interpretare le canzoni o come un musical o come jazz, diciamo ho cercato di unire un po' le due cose, sperando di riuscirci. L'impresa non è facile, però insomma le sfide ci piacciono.